serata ai nostri telespettatori, un saluto a Simona Bastiani, gli amici del Beach Volley. Ciao, ciao Simona. Ciao Enrico, buonasera a tutti, bentornati. Ovviamente anche in questi giorni di vacanza ci seguono, non ci mollano comunque. Sì, ormai le vacanze devo dire sono quasi finite, esatto. Ragazzi. Non è vero, sono finite per gli altri, invece cominciano a breve per te, diciamo. Un po' di riposo ci vuole dopo tanti eventi sportivi. Allora, chi abbiamo con noi oggi? Che sono primo dalla voglia di intervistare questo personaggio, vai. Bravo, hai detto tu, è un personaggio, più che uno... è uno sportivo anche di altissimo livello, direi, però è anche un gran personaggio. Enrico, tu hai avuto modo di conoscerlo personalmente anni fa in una tua trasmissione televisiva. È un ragazzo che fa parlare di sé, non solo per la sua avvenenza, ovviamente, vabbè, quello non lo dico io, lo dicono tutte le ragazze che lo guardano giocare, ma anche perché è forte, bisogna dirlo, questo è innegabile. Settimana scorsa abbiamo avuto il suo compagno di questa stagione, che è Marco Caminati, mentre oggi ha accettato di essere qui con noi Matteo Martino. Ciao Matteo. Ciao ragazzi. Ciao Matteo, ben arrivato. Ben arrivato, siamo molto contenti, grazie, di averti qui con noi. Piacere mio. Allora Matteo, intanto ne stavamo parlando prima del... Come? C'è tutta la casa in disordine, quindi non fate caso alle robe dietro. Bello, ma guardi qua dietro, l'ho curata apposta per non far vedere i cambiamenti che sto... Questo è orribile, guarda, cioè fai così e apposta. Vabbè, così abbiamo cominciato bene. Però non stava male la camicia lì. No. Ma non è neanche mia, quindi lascia stare. Ah, ok, allora niente, va bene. Okay. Non chiediamo a chi appartiene la camicia, ovviamente. Non dire no. Qua c'ho dei reggiseni in macchina che non so neanche di chi sia. No, non è vero. Siamo andati ben oltre. Diciamo che la puntata è già diventata abbastanza bollente. Siccome siamo partiti forte, Simona, io ho una domanda per Matteo. No? Matteo, la prima e l'unica volta che ci siamo visti, cioè io ho visto tante volte te giocare, ma non mi conoscevi, però. L'ultima volta mi hai lasciato con una risposta a una domanda. Ti ho chiesto cosa vorresti fare da grande, tu mi hai detto l'attore porno. Sei riuscito in questa... Perché pagano poco, quindi non... Ah, ok. Quindi non conviene. Non conviene. Ok, va bene. Bisogna averlo lungo, io ce l'ho piccolo. Non è vero anche questo. Quindi è così, questo è Matteo. Senti, questa potremmo mandarla tipo a Francesca Fagnani, un'intervista del genere, potrebbe prendere un spunto per intervistare un Matteo Martino, che se no non sbaglierebbe. Francesca, se ci ascolti, guarda che qui secondo me potresti fare un bel boom. Allora, qui c'è la belva per eccellenza, entriamo nella serietà, dai. Sì, dai, siamo seri. No, siamo seri, anche perché tu quest'anno sei serio mica poco, perché insomma tu e Marco state facendo una stagione di ottimo livello. Poi tu hai detto sì, io lo faccio per prepararmi per l'indoor, però insomma vi state prendendo un po' di soddisfazioni. Sì, vabbè, comunque per fare qualsiasi sport nella vita, come si ben sa, bisogna farlo di professione, quindi... Io e Marco ci siamo trovati così, lui mi ha scritto prima di quest'estate se volevo giocare con lui, e siccome mi trovo molto bene con Casadei e Marco, sono di grandi amici per me, tipo è una mini famiglia, quindi ho detto senza pressioni vengo molto volentieri per muovermi, per stare in forma, per divertirmi, ma poi comunque bisogna anche allenarsi nella vita. Io non ho questa opportunità di essere sempre presente a Cesenatico, perché... Ci sono due opzioni, cioè per stare a Cesenatico uno dovrebbe spendere tutto l'anno, investire, però questo è un discorso che lo puoi fare se nel beach volley italiano, esempio, io investo 2000 euro d'estate per allenarmi, però se ci fosse un montepremi di 10.000 euro, dico, mi alleno per vincerne di più. In realtà qui non puoi fare questo discorso, perché anche se io mi alleno tutto l'anno, cioè in pratica... Non vinci niente, vai sempre in perdita, quindi non è un senso, non è una roba logica da fare, dovresti essere psicopatico fare una roba del genere. Quindi... abbiamo sempre detto che i giocatori di beach volley sono psicopatici. Non scopriamo niente di nuovo. No, ma tu sei uno dei tanti. Cioè, non ha senso, non c'è un filo logico nel fare una roba così. Non hai eppure, Matteo,
Eppure Matteo, nel tuo passato c'è stata anche una parentesi con la nazionale di beach volley, quindi forse lì non la pensavi proprio così. No, vabbè, ma lì c'era un'altra questione dietro, sia economica che di obiettivi. Cioè, qui si parla vogliamo di campionati... parlarne? Vogliamo parlarne? Sì, un dico, po' di qua è la differenza che parliamo di un campionato italiano. Cioè, il campionato italiano non è fare un mondiale, non è fare un europeo, non è fare il World Tour. Ma World Tour io intendo World Tour professionistico. Cioè, anche fare i World Tour, quelli future o una stella di una volta, cioè... Sì, lo puoi anche vincere, però non, alla fine concretamente non hai niente in mano, quindi non, lo fai più per un divertimento, per stare, cioè io la vedo più in quel modo lì. O lo fai da professionista e vuoi diventare il numero uno, come è sempre fatto, cioè io ho giocato a Macerata, a Modena, tutte squadre che avevano obiettivi seri, cioè io non giocherei mai per la salvezza, per dirti. Sì. Non è nelle mie corde, io sono fatto così. Quindi o lo prendo come divertimento o devo avere l'obiettivo fisso che è la mia vita, quella. Matteo, quanto ti gasa il pubblico fuori? Va bene, il beach sono tutti in costume, quindi quella è un'altra roba. A prescindere, anche se ce ne sono due, ma messe bene mi vanno bene uguale. Nella pallavolo è il problema, perché nella pallavolo sono tutte vestite e senza trucco a volte. Quindi ti hai chiesto tu di essere seri, però no, ma è vero, io mi lamento sempre, a volte ci sono delle partite che sono monotone, cioè, e in più il pubblico sono, sai, tipo le mamme, le nonne, sì, sì. Perché più ti abbassi di categoria più ci sono le nonne, più vai a giocare in Serie A più ci sono le ragazzine ventenni belle, le trentenni, ok, quindi cambia anche il livello di quel genere lì. Quindi se sei single in questo momento è perché giochi in Serie B, scusa. Sì, allora io giocherei in Serie A per le donne. In Serie A3, in Serie B si gioca per stare in famiglia, dai, mettiamola così. Per la gloria, per le donne si gioca. Vabbè, ma che cos'è oggi lo sport per te, Matteo? Cioè, non può essere solo una forma utile per, per tenerti in allenamento. No, dai, vabbè, a parte gli scherzi, adesso... Io ho fatto sport tutta la vita in un certo modo, quindi sono arrivato proprio a un punto dove io voglio, cioè per dirti, per me quest'anno, la bellezza di quest'anno per me è sapere che mio padre e mia mamma possono prendere la macchina, fare pochi chilometri per venire a vedere giocare, no? Quindi per me già quello è bello. Invece giocare sempre all'estero, sempre fuori, sei sempre da solo nella vita comunque, il problema te la devi cavare da solo. Il professionismo, ok, può essere bello da un punto di vista economico, però è difficile, non tutti infatti riescono a emergere nel professionismo, perché poi ci vuole la testa, ci vuole cioè non c'è nessuno che ti dà una mano per diventare un campione, ci devi essere da solo. No, assolutamente. Quindi... E allora quindi, a questo punto la domanda fatidica che insomma te l'avranno fatta in 5.000, però insomma tornando un po' indietro, con la testa di oggi rifaresti tutto quello che hai fatto? Guarda, ho notato un cambiamento importante, perché lo fai soprattutto dopo una certa età, che, cioè per dirti, adesso io sono tornato a pallavolo e mi sto allenando tutti i giorni. Cambi proprio mentalità, nel senso che io adesso vado un'ora prima, faccio cose per mettermi a livello degli altri, mettiamola così, no? Perché più sei avanti con gli anni, più capisci quello che ti manca su cosa devi lavorare. Invece da giovane è più un guardare gli altri, quelli forti davanti a te, e copiare. È un altro stile di vita. Adesso tu sai già cosa devi fare, sai già quello che ti serve per vincere una partita. Cioè, praticamente non... adesso copiano te, stai dicendo. No, perché io faccio sono più cazzoni in squadra, quindi non conviene fare quello. Ma cioè, succedesse che una squadra di alto livello ti chiede vieni, ti prendiamo, tu che ragionamento faresti? Tanto chiederesti quanto ti danno. Quanti soldi danno, perché è la prima domanda. No, io la prima cosa che faccio, rispondo al telefono, dico sì, c'è una squadra, dai, ti prego, vieni, ci manca un giocatore, io faccio, guarda, non c'è campo, non sento bene. proprio, cioè, no. Rifiuto. Non mi prende, non so, non mi prende il telefono. Ma no. Perché? Rifiuto. Cioè, mi hanno offerto delle squadre di A2 quest'anno, ma no. Non sono... saturo, non so come spiegarti il... No, spiegalo, sei qua apposta. Quando lo fai 20 anni questa roba qui,
o giochi davvero, che ne so, ti faccio un esempio, arriva, ma tanto è impossibile questa roba qua, anche se mi arriva la nazionale adesso, mi chiama e mi dice guarda devi venire perché c'è il mondiale da fare, a me viene male lo stomaco, non è che io dico wow incredibile mi ha chiamato la nazionale per andare, ma non è un coso perché io sminuisco la nazionale, non è quello, è un... È come il pelo del gatto, non so come spiegarti. Cioè, io sto bene nella mia bolla adesso. Cioè, proprio hai trovato la tua serenità, la tua libertà. È, questa è vita per me. Quella che facevo prima era continuamente un sacrificio. E non è vita per me quella lì. Quindi io preferisco... Di vita ne abbiamo una. Quindi io adesso ho trovato proprio la mia essenza di felicità della mia vita. È come se dovessi uscire da questa bolla per... Non lo so, non... ma anche se mi offrissero 500 milioni di euro non lo farei mai. Cioè la libertà, la felicità, quando arrivi a una certa età capisci che sono molto più importanti. Assolutamente. Simona no, sì, voglio dire sì. Una cosa che è importante secondo me, poi voglio sentire anche il parere di Matteo. Quando Matteo venne, e diciamo saranno passati 5-6 anni da quando venne in trasmissione da noi, facevamo una trasmissione in una TV privata e lui fu gentilissimo, mandato tra l'altro da Simona, questa disse più o meno le stesse cose, non cambiò di tanto la e allora ci sembrava una cosa stranissima, no? Sentire un atleta nel pieno delle sue potenzialità dire una cosa del genere, dire io sto bene anche fuori dal mondo della pallavolo eccetera eccetera. Adesso non mi sembra più strano, cioè ne sento tanti Matteo che dicono come te, cioè cosa sta succedendo? Anche più giovani, ragazzi. Sì, ma non è il fatto dello sport, è che noi nasciamo in un modo, no? C'è chi semplicemente fa il barista, per farti un esempio, ed è felice. Cioè l'importante è vivere facendo una cosa per essere felici. Non è io gioco lo sport, so prendere una palla, sono il più forte del mondo, devo per forza vincere un'Olimpiade. Cioè non c'è per forza niente. Tu stai bene con la tua famiglia sotto un ponte? Benissimo, è quella la vita che devi fare. Poi c'è quello che si cervella tutti i giorni per diventare il numero uno e non ce la farà mai, per dirti, quindi vivrà una vita infelice. L'importante è essere felici, punto. Con 50.000 euro, 100 euro, guarda, di vita è una. Se io ne avessi 10, ti dico, guarda, una la butto nell'Olimpiade, una mi butto a fare lo sciatore, una mi butto... Cioè, ne ho una. Certo. Quello è quando tu scopri qual è la tua felicità, guarda, sei a posto tutta la vita. È fatta. Simo? A questo punto mi sovviene una domanda, insomma, qual è la tua felicità oggi? La mia libertà, quello che non ho mai avuto. Quando tu ti puoi alzare al mattino e dire io oggi faccio questo, utilizzare il tuo tempo, che è preziosissimo il tempo al giorno d'oggi, come tu vuoi, quella è la felicità più, guarda, è la ricchezza più incredibile che tu puoi avere nella vita. C'è gente che lavora... Sei diventato il mio filosofo di riferimento, Matteo, ma non sto scherzando, tu stai dicendo cose che condivido non al 100, al 300%. Cioè, quando vuoi scrivere un libro, io sono qui, ti aiuto se vuoi. Invitiamolo, perché sotto sotto sto ragazzo io l'ho sempre compreso, nel senso che Matteo è un po' particolare, lo sappiamo tutti, che è un carattere esuberante, però lo sappiamo che sei esuberante, Matteo. Però non lo so, perché io ci ho sempre visto quelle cose che lui sta dicendo, l'ho sempre captate, per questo che ho voluto invitarlo oggi, perché ho pensato è un bel messaggio da mandare comunque ai giovani, alle persone anche meno giovani che comunque ci ascoltano, perché è vero, cioè non è un caso che il film La ricerca della felicità abbia fatto un successo enorme, no? Insomma, alla fine tutti vorrebbero fare quello che dice Matteo, però Matteo, non tutti riescono, ecco, che cosa spinge le persone poi a dire ok, io voglio fare questa vita, cioè non è facile comunque prendere una posizione di questo tipo. Come hai fatto? Cioè, esatto. Qual è stato il passo? Intanto la vita è poi soprattutto anche fortuna, che devi essere nel momento giusto, nell'occasione giusta, per dire ero a fare pesi, mi arriva una chiamata e mi fa quest'anno vuoi venire a giocare in Serie B da noi, guarda non ti vogliamo disturbare, ma cioè io ho accettato subito perché ho detto le mie condizioni, che le mie condizioni non sono perché è una Serie B, sono le mie condizioni per stare bene e essere felice, cioè è quella la mia condizione.
non uscire da quella bolla di felicità. Hanno accettato e io semplicemente ho detto, guarda, con tutto l'amore possibile vengo a giocare da voi, perché non mi interessa guadagnare 30.000 euro in più e non essere felice. Te l'ho detto, quando tu vai a dormire la notte e ti alzi al mattino senza pensieri e dire il tempo è mio, hai trovato veramente il Santo Graal. Senti, l'unica cosa importante, secondo me. Mi stai dicendo che in tutti gli anni in cui tu hai giocato, e tu hai giocato ad altissimi livelli, perché insomma hai detto Macerata, Modena, Nazionale, cioè c'è sempre stato un pizzico di sofferenza nei tuoi momenti? Più di un pizzico, perché comunque sei sempre vincolato a un qualcosa, cioè gli orari non li fai tu, devi gestirti in maniera, cioè il riposo in un certo modo, allenarti in un certo modo, non puoi uscire dagli schemi, il tuo tempo non ce l'hai mai. Però non credi che sia non credi che sia giusto per giocare a determinati livelli fare comunque seguire queste regole? Sì, no, ma io dico, la vita da professionista è un altro stile di vita, cioè tu devi essere in grado di fare quella vita lì, perché sennò vai fuori di testa, perché sei sempre vincolato a prescindere, non c'hai, tu finisci un campionato, l'estate te la scordi, vai in nazionale, hai 3 giorni di vedere la tua famiglia, cioè tua mamma non la vedi manco col binocolo, cioè una volta esisteva Skype, adesso non so neanche più se si usa, però, cioè quella è la vita. Vabbè, c'è cioè, WhatsApp, le videochiamate. Sì, per 15 anni alto professionismo è così, non puoi fare niente, però devi avere una testa d'acciaio perché, che ne so, ti piace quel guadagno, allora mi piace, sì. E poi sei anche fortunato, se in più ti piace lo sport e il guadagno sono due cose in più, ma a certa gente non gli piace neanche giocare a pallavolo e gioca solo per guadagnare, quindi fai una vita un po', ti ripeto, meglio guadagnare 100 euro al mese ed essere felici che 40.000 e essere scontenti, perché poi arrivi a 50 anni che dici, boh, adesso ho 1 milione in banca, cosa faccio? Tanto hai perso 20 anni più belli. Ma magari non ce l'hai nemmeno. Sì, ma infatti... ma magari non ce l'hai nemmeno 1 milione in banca, perché non è che tutti nascono Matteo Martino nella vita, insomma, no, Enrico? C'è tanta gente che gioca con molti meno soldi e poi in effetti si trova a 40 anni che si trova di fronte a un bivio, perché a giocare magari è più difficile giocare... Deve ricominciare. Magari da uno non facile, davvero, ma da uno deve ricominciare. No, Matteo, in tutto questo, come, cioè, mi piace capire come si inserisce il beach volley. È quello, secondo me, è anche passione, cioè, nel senso, se di là nella pallavolo, diciamo, sentivi la costrizione, il beach volley, secondo me, c'è un qualcosa in più. Allora, cioè, vabbè, senso, tanto il beach c'è un altro ambiente, va bene, quello è già, per me è già una vacanza, prendere la mia macchina per raggiungere un torneo, andare al mare è già una vacanza. Poi ti ripeto, ci fossero 10.000 euro di montepremi, se perdo dico incomincio a incazzarmi, dico vabbè. Qui è giocare divertendosi con persone divertenti che ma non ammazzarsi di botte, tra virgolette, di botte perché devo vincere 50 euro, cioè è una filosofia che io non capirò mai. C'è gente, per esempio, ai tornei che farebbe di tutto per vincere quella determinata partita, gente che, non lo so, offende, robe, si incazzano, cioè è una mentalità che io non capirò mai, questa roba qui, perché non è che ti stai giocando la vita, no? Quindi il beach volley in Italia è un, deve essere preso in maniera filosofica per crescere con i giovani tecnicamente, quello che vuoi, per poi fare alto livello. Ma in Italia, vincere un World Tour in Italia non è alto livello. È una strada che devi portarti per poi andare sull'alto livello. Quindi, cioè, almeno per me, se io vinco un torneo, sono contento livello, perché sono arrivato alla fine senza dolori, non perché ho vinto il torneo. Cioè, non so come dire. Perché in mano non hai niente alla fine, capisci? Non c'è, certo, non c'è, certo, di qualcosa di, certo, concreto. Certo. Simo. Matteo, ma se tu fossi al posto di un tuo avversario, no? Batteresti su di te o batteresti sul tuo compagno? Allora, di quest'anno preferisco io fare cambio palla perché alzarmi sta sulle palle. Ma però perché se non fossi sei capace o perché non... No, se fossi l'avversario batteresti su di te? No, perché se mi battono sopra, io poi quando vado in battuta sono caldo. Sì. Quindi, se invece devo alzare sempre, vado in battuta, non ho il ritmo e mi accorgo che sbaglio molto spesso.
Ok, quindi hai dato un'indicazione, vabbè che insomma manca solo un torneo alla fine, però insomma qualche indicazione agli avversari l'hai data. Simo... solo per quello. Sì, esatto. Ci vedi, Simo? Ci no, senti? No, perché Enrico, devi sapere okay. Che un giorno lui mi ha detto, no, un giorno lui mi ha detto, alle qualifiche non capiscono perché battono... Vi sento, vi sentite? Vai. Ok, sì, mi sentite? Sì. Mi sentite? Mi sentite? Olè. Simona, sei in ritardo, ma ti sentiamo. Mi sentite? Ok, no, devi sapere che ci trovavamo sul palco di Montesilvano un paio di mesi fa e Matteo mi fa, non capisco perché battano su di me alle qualifiche, mentre nel tabellone principale poi hanno battuto sul mio compagno. Cioè praticamente lui si fa tutte le tattiche sue particolari che io non capirò mai. Ce le vuoi spiegare, per favore, Matteo? No, ma questo è vero, ci sono squadre, ma è sempre così da quando iniziamo i tornei, che proprio determinate squadre battono solo su di me e altre battono solo su Marco. Cioè questa roba, vabbè, poi ok, quella che parte una su di me, ok, però c'è proprio questa roba qui. Non è che ogni squadra ha una tattica precisa, ci sono proprio determinate squadre che battono solo da una parte. Questo io, per dirti, le qualifiche, se tu vedi, battono molto più su di me che su Marco. È una roba strana, ma insomma, magari chiederemo a qualche avversario. Allora, una comunicazione tecnica, Simona, sei in ritardo di 20 secondi circa. Gestiamo, ecco, bene, perfetto, adesso è uscita, adesso rientrerà. Matteo, invece io ti chiedo questo, allora ti faccio una domanda legata alla pallavolo e una legata al beach volley. Alla pallavolo, insomma, tu sei salito anche sul podio olimpico un po' di tempo fa. Come vedi questa nazionale? Credi che siamo arrivati al momento in cui possiamo sfatare questo tabù dell'oro, oppure ci sarà da soffrire? Allora, io ti rispondo in tutta sincerità, guarda, io non sono un paio d'anni che non guardo la pallavolo. Okay. La nazionale l'ho sentita perché ha vinto l'europeo, perché se no non guardo le partite, non seguo, okay. Cioè proprio la TV a casa non ce l'ho, quindi sì, ce l'ho ma non l'accendo. Però per dire, sono giovani che comunque hanno vinto un europeo. Hanno un grandissimo allenatore in panchina che io l'ho avuto a Macerata. Sì. Sa molto gestire la mentalità del gioco di alto livello, quello sì. Quindi l'importante è avere delle persone che non hanno paura di sbagliare, come è successo all'europeo. Infatti giocavano molto liberi. Cioè proprio sì. Quando hai l'idea di dire io... non sono il più forte e me la devo giocare con i più forti, lì diventi il più forte. Okay, l'errore okay. Che non devono fare è sentirsi arrivati, sentirsi i più forti. Quello non, okay. Se non commettono quell'errore lì, possono togliersi delle belle soddisfazioni. E invece, diciamo che, ecco, abbiamo ritrovato Simona, diciamo che questo storicamente, per vari incroci, è forse il momento migliore per il beach volley, dove addirittura potremmo portare 4 coppie alle Olimpiadi. Tu, bene o male, conosci tutti i ragazzi, conosci Nicolai, Cottafava, ci hai anche giocato contro, avrai giocato contro Lupo e Rossi, avrai giocato contro Ranghieri e Carambula. Cioè, come vedi il movimento beach volley in Italia e quali prospettive secondo te ci possono essere? Beh, sicuramente meglio degli ultimi anni, anche perché anche adesso a Vasto, vabbè, ho fatto i complimenti all'allenatore di Ranghieri Carambola, perché comunque hanno fatto un bellissimo percorso, perché già essere quasi qualificati per Olimpiadi, aver fatto i risultati che hanno fatto, poi anche Nicolai Cottafava, gli ultimi 2 tornei, certo. Cioè per una palla non sono diventati quello che dovrebbero essere, che dovevano diventare, quindi è sempre questione di un pallone che secondo me, con la mentalità che ha Nicolai, che fa giocare bene le persone, perché non è uno, sai, non è uno che sbraita, è sempre uno tranquillo, cioè quello è l'importanza. La coppia si deve divertire anche nel beach volley per vincere. Bisogna vedere come tengono mentalmente Ranghieri e Carambola, perché sono caratteri diversi da Nicolai e Cottafava, che sono 2 tranquilloni, no?
gli altri due sono un po' più euforici, quindi però sono un po' più fisici, hanno fatto molto bene, quindi secondo me abbiamo buone prospettive. Poi anche le donne, adesso non mi ricordo adesso il nome, Menegatti, anche lei fisicamente un mostro, quindi comunque siamo messi molto bene, molto bene coperti siamo. Simo, vai con l'ultima domanda o le ultime domande, insomma. Allora, Matteo, oggi il panorama mondiale sono affacciati due ragazzini che giocano un beachvolley un po' particolare. Adesso non so se durante la mia assenza ne avete parlato, che sono gli svedesi Aman Elvig. Ecco, anni fa nessuno avrebbe mai immaginato che due atleti, non fisicamente comunque, insomma, con dei centimetri, avrebbero potuto comunque arrivare... dove sono arrivati? Ecco, come vedi questa coppia? Secondo te riesce a durare nel tempo? Oppure questo gioco molto forzato, molto veloce, insomma, un po' tipo pallavolo? Dispendioso. Insomma, esatto, molto dispendioso, insomma, prima o poi finirà, insomma, la sua energia. No, secondo me questo qua è un'invenzione fatta dal loro allenatore incredibile, perché hai trasformato due persone che fisicamente non sono magari a pari degli altri, ma tecnicamente sono superiori e fanno delle cose che gli altri stanno copiando. Quindi in realtà gli altri stanno giocando vedendo loro. Quindi il gioco di Moll Sorum funziona perché Moll è un mostro, sì. Va in battuta e mura. Però il gioco migliore ce l'hanno gli svedesi. Quando gli altri gigantoni, chiamiamoli così, riusciranno a equivalere quella tecnica, quell'alzata in salto, quello stile di gioco che stanno anche cercando di fare i due americani, Berzen e quella, non so, mi ricordo il nome, Parten-Benes. Infatti sì. Hanno vinto due tornei copiando gli svedesi. Secondo me sarà, cioè, il beach volley cambierà totalmente, radicalmente. Non esisteranno più questi fisici incredibili, ma anche i piccolini avranno possibilità di vincere grazie a questo stile di gioco. E tu ci vedresti in uno stile così, Matteo? Ma io lo faccio a pallavolo, io mi incazzo con i miei compagni perché difendono, non me la alzano subito. Cioè, per me. Okay. Ma nel beach volley, mettiamo che tu, ecco, alla sua le 36 anni, volessi rimetterti in gioco ad alto livello. Ecco, tu applicheresti questo gioco? Sì, a me piacerebbe giocare la quick, super, schemi, cioè a me piace molto questo. A me la palla alta generale non è che mi piace molto. Non ti soddisfa. No, ecco, no, perché deve scoppiare. No, la cosa, Matteo, che ti voglio chiedere è questa. Dietro ad Aman Elvig c'è un signore che si chiama Christianson, che era un allenatore importante. Non so se tu l'hai mai incrociato nella tua carriera. Era l'allenatore addirittura della Svezia quando l'Italia vinse l'Europeo, la prima grande vittoria dell'Italia nell'89. Cioè, proprio è una roba studiata a tavolino che viene però da un allenatore di pallavolo, quindi i due mondi si incrociano sempre comunque, no? Sì, ma mi pare anche che in Italia fosse stato il primo Gianluca Casadei a fare già i tocchi di seconda, queste robe qua. Quindi c'era uno schizzo di gioco anche in Italia. Ragazzi, attenzione, il gioco di Aman Elvig veniva fatto già 15-20 anni fa da Schacht e Schlacht, che erano due atleti, io lo dico sempre, due atleti australiani che giocavano la quick, la palla in sospensione, quindi sì, hanno inventato qualcosa, ma non proprio, nel senso che poi questi qui sono delle macchinette dal punto di vista del cambio palla, eccetera, eccetera. Però ecco, quella modalità di gioco non è propriamente nuova, perché adesso si tende a parlare di Aman Elvig, perché chiaramente oggi nel nuovo decennio si parla di loro, ma quando io c'ero più giovane, io ricordo benissimo che c'erano quei due giocatori, 1,90 m entrambi tra l'altro, grandi saltatori, quick, palla in banda, palla in sospensione, quindi diciamo che non è che abbiano proprio inventato qualcosa di nuovo, poi sì, Gianluca sì, magari certo. Faceva attacchi di seconda, però ecco, forse lo applicano meglio di altri, questo assolutamente sì, cioè, assolutamente, perché vincono i tornei, Schacht e Schlacht non vincevano quasi così con questa regolarità, ecco. Secondo me adesso con le squadre forti, se uno riceve l'alza direttamente a quell'altro che attacca di seconda con ricezione precisa, secondo me puoi vincere con chiunque. Cioè, tu hai proprio quello stile di gioco perfetto. Però cioè, deve essere perfetto. Anche perché con i muri che ci sono adesso, se fai spostare il muratore, praticamente attacchi il muro a zero, quindi...
Esattamente. Enrico, io la domanda gliela devo fare, non so se tu Vai, ne vuoi fai, fare fai un'altra. pure. No, io gliela devo fare. Allora, No, no, fai, fai. Matteo, ovviamente io e te ci conosciamo anche in altri ambiti, no? Tu hai fatto questa esperienza uomini e donne, è durata quel che è durata, poi hai fatto anche altri provini. Ecco, hai ancora questo pallino, a parte quello che ti ha chiesto Enrico all'inizio, però hai lasciato la tua risposta. Hai ancora questo pallino di arrivare a fare, che so, un reality o fare comunque televisione? E se no, perché? Cosa No, non ti è guarda, piaciuto io della nella tua mia vita le esperienza? porte sono sempre socchiuse, quindi io non chiudo mai una porta a niente, ma e quella è un'esperienza che io voglio fare soprattutto per togliermi una curiosità, perché comunque, vedi, ho giocato a beach volley lasciando la pallavolo perché ero curioso di vedere come me la cavavo anche lì. Io sono sempre una persona che parte da zero per vedere come si comporterà in quel nuovo mondo. Fare un reality, cioè poi magari lo faccio e non mi piace, ma però bisogna sempre fare le robe, avere magari quell'opportunità di dire sì, mi sono tolto anche quella soddisfazione lì. Cioè, ancora non è arrivata l'occasione. Se arriva, la prendo molto volentieri, però non è che sto lì di dire no, devo fare un reality No, per forza. Cioè, non è no, no, certo, assolutamente. Io sto però benissimo se lo così. provo. Ok, e cosa, scusami Enrico, perché ovviamente la curiosità è femmina, io sono ancora femmina a quanto pare. Quindi oggi cosa fa Matteo Martino oltre giocare ad Acqui Terme in Serie B? No, lascia stare che io devo giocare a pallavolo, che già devo andare tutti i giorni in allenamento e. Cioè, guarda, che c'ho un contratto particolare che se non vado non mi pagano, quindi lasciamo stare che È sono andato tutti i meglio giorni. se, Guarda, mi sembra anche giusto. quest'anno mi hanno fregato, quindi è meglio chiudere un occhio. No, vabbè, quindi quella è il Perché l'anno tuo. scorso potevo stare anche a casa, quest'anno non posso più stare a casa. Ok, quindi quella è la tua, diciamo, attività Sì, principale anche in perché questo momento. mi basta e avanza, quindi va benissimo. Guarda. Ti Non so, ripeto, quando vai a non so. dormire e ti alzi che non hai il tuo tempo a disposizione, sei a posto. Io posso dire una Bene. cosa, Simona? Oltre, Certo. guarda, io te la butto lì. Secondo me, oltre alla televisione, dovresti pensare anche di fare la radio, perché io ho provato a chiudere gli occhi un attimo, è una voce meravigliosa, cioè è una voce radiofonica proprio. È Io vero. mi fregio dell'esperienza di tanti lavori fatti per la Posso radio e farla con devo dire lui? Posso farla quello con che lui vuoi. perché è il mio più, Chiamate un po', sì. è il mio più grande pallino, è l'unico Te la sogno cedo. realizzato Chiama un che è la po' radio. RDS Quindi lì, Radio 101, te faccio la un facciamo appello. subito, dai. Guarda, io mi propongo insieme a Matteo, Enrico, tu ci fai Devo da dire che apripista, non lo avreste so. grande successo. Matteo ha una voce meravigliosa, quindi bisogna che la Però non la sfrutti nel radio del migliore. mattino presto, perché io dormo, eh. No, neanche Sì, io. no, no, ma puoi parlare anche verso Neanche. sera, quella delle 6, quando le signore tornano a casa da lavoro, così, Sì, secondo me. esatto. Avresti presa sul pubblico. Beh, insomma, Bene. è stato un piacere, Matteo. Cioè, ci divertiamo Grazie, sempre quando Matteo. sei qua con noi. Noi ti facciamo in bocca al lupo, intanto per, vabbè, la finale di Bellaria. Immagino che vorrete essere protagonisti perché insomma, Marco gioca in casa praticamente, tu giochi in casa dappertutto perché ti vogliono bene Adottato. ovunque. E quindi, Matteo, ci provate, no? A fare un grande torneo, no? Ma guarda, io se vinco, vinco, sono contento per loro, perché comunque ci hanno speso tanto quest'anno, anche per Gianluca, che comunque, cioè, veramente ci mette l'anima quando è in panchina con noi, si vede che ci tiene, si vede che vorrebbe giocare ma non può giocare, questa roba io la percepisco, quindi guarda, se io anche vincessi lo scudetto, queste cose qua, io torno a casa che sono sempre Matteo, non mi cambia la vita, però loro ci vivono in quell'ambiente, secondo me, cioè io lo farei molto più per loro. Cioè, sarei Beh, contento per insomma, quello questo io. ti fa onore e noi così, prima o poi ti aspettiamo, se avrai voglia di venirci a trovare, anche in vista delle prossime stagioni e speriamo di ritrovarti di nuovo sui campi di beach perché è sempre un piacere vederti giocare. Grazie Matteo. Grazie, grazie a voi. Grazie, Matte. Ci vediamo a Bellaria. Grazie Ciao, ciao. ovviamente a Simona Bastiani che è sempre preziosa e presente. Noi ci vediamo la prossima Grazie a voi. settimana. Abemus Papam, cioè avremo Samuele Cottafava che sarà con noi la prossima settimana, giovedì alle 21:40, ma poi ci potete vedere su YouTube on demand in qualsiasi momento quando vorrete, così come potrete vedere l'intervista a Matteo Martino. Grazie a tutti voi che siete stati con noi. Buona serata, ciao a tutti. Buona serata, grazie mille, ciao Matte. Ciao. Ciao.